Ciao a tutti, oggi vediamo un esercizio che viene definito riconoscimento al target. Questo esercizio serve a far sì che il vostro cane individui un oggetto o una cosa, che può essere la vostra mano, ma anche un pezzo di stoffa, qualunque cosa, e la individui e la vada a toccare con il muso, con le zampe o che ci si metta sopra, in modo tale che la posizione che assume o che noi vogliamo fargli assumere sia quella utile per un nostro esercizio o che ci serve in determinate condizioni o situazioni. Possiamo partire, come ho fatto io a suo tempo, con un oggetto magari di colore blu, visto che è un colore che soprattutto il cecoslovacco riconosce in maniera molto ben distinta rispetto ad altri colori, come per esempio il rosso, per esempio, lo riconoscono male. Quindi per esempio possiamo utilizzare un pezzo di stoffa come questo e per insegnargli al riconoscimento al target iniziamo in questo modo. Posizioniamo l'oggetto per terra e inizialmente dobbiamo associare l'oggetto a qualcosa di positivo, cioè dare del cibo al cane. Quindi in modo tale che il cane capisca che qualunque volta lui si avvicina a questo oggetto riceve del cibo o delle cose positive. La cosa più comoda è il cibo. Quindi vediamo. E gli diamo da mangiare qua, per terra, sull'oggetto. Spostiamo qua. Così, brava. Fate in modo che il cibo arrivi per terra, in modo che lei lo prenda da terra. Brava, qui vanno via tanti bocconcini, però è fondamentale. Brava. Ok, una volta che abbiamo fatto associare l'oggetto al cibo al nostro cane, possiamo cominciare a far così. Aspetta, lei lo sa già fare. Funziona così, utilizziamo il clicker. E ogni volta che lei si avvicina all'oggetto, noi brava e la premiamo. Ok? Ci torna? Brava. Stiamo sempre in zona. Appena lo sfiora, ricompensa. Brava, Gigi. Brava. Brava. Ok, il cane comincia a associare il movimento alla ricompensa. Una volta che abbiamo fatto questo tipo di lavoro, possiamo avere il quadro finale, il risultato finale è questo. Utilizzo questo oggetto come potete utilizzare qualunque altra cosa, però quello che noi vogliamo ottenere è questo, quell'oggetto in cui noi vogliamo che il cane si fermi o che vada a toccare, possiamo osservare questo. Noi ci mettiamo qua, il cane va, brava. Stando così, dovete aver pazienza. Adesso comincia a capire il gioco. Potete farlo con qualunque cosa. Io posso
posso anche disinteressarmi, allontanarmi, ma lei andrà sempre là. Brava. Ok, bene, per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo filmato.